Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul canale, spero si senta perché è una bellissima giornata, non c'è una nuvola, però c'è un po' di vento. Adesso mi sono messa un po' al riparo e speriamo. Sono sulle rive del Lago Maggiore, sulla sponda lombarda, sono a casa e in questo video volevo parlarvi un po' delle novità. Questo è il terzo anno di questo canale, non so chi di voi mi segue dagli inizi, si ricorderà magari i primi video che erano un po' amatoriali, li facevo in verticale, non si vedeva neanche quello che indicavo alle mie spalle e avevo ancora il telefono vecchio. Adesso li faccio in orizzontale, sto usando il telefono che avevo cambiato. Grazie ai vostri commenti e al vostro confronto, nel tempo sono migliorata, ho migliorato anche la qualità del video. E pian piano sto cercando sempre di migliorarmi. Adesso sto modificando un po' la grafica. Grazie a voi avevamo costruito insieme la scheda tecnica con le informazioni che potevano essere utili. Adesso volevo modificarla un po', ho modificato la sigla e alcune piccolezze. Invece a livello di contenuti volevo sempre continuare a camminare, ma una volta al mese pubblicare un video in cui vi parlerò di una leggenda, di un racconto della storia locale, per poi andare a vederli insieme, ricercare i dettagli, camminare proprio nei luoghi delle leggende e continuare con la scoperta del territorio tornando a camminare lungo i sentieri del Campo dei Fiori di Varese. È da un po' che non vado e i primi video che avevo realizzato per Instagram erano appunto nelle storie la spiegazione dei sentieri del Campo dei Fiori. Adesso volevo farli anche per il canale YouTube, anche un po' più accurati, e quindi una volta al mese vi porterò a camminare lungo questi sentieri per farvi conoscere anche quelli meno battuti, ma sempre molto interessanti. Come molti di voi sanno, ho un bimbo piccolo e quindi ultimamente mi sono stati chiesti anche consigli su come iniziare a camminare con un bambino piccolo e cosa è meglio utilizzare, e per questo pensavo di organizzare anche delle camminate che prevedano soltanto l'utilizzo del passeggino, e cercando posti sempre interessanti, facilmente percorribili, che siano alla portata di tutti. Quindi è un'altra novità. Molti di voi mi hanno chiesto come potermi aiutare a sostenere il canale, oltre all'iscrizione, ai commenti, ai like, che sono sempre utili, fanno piacere, mi spronano a proseguire e a migliorare. Lascio qua sotto un link per chi volesse sostenere il canale con un contributo o un abbonamento. Queste sono le novità, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo domenica per una nuova camminata insieme. Ciao!